Scope, noto anche come Khufu, è stato un antico faraone egizio della Khufu dinastia. Regnò dal 2589 al 2566 a.C. È principalmente conosciuto per essere stato il responsabile della costruzione della Grande Piramide di Giza, una delle sette meraviglie del mondo antico. Era figlio di Snefru e, secondo alcune fonti, era il padre di Chefren, un altro faraone famoso per la costruzione della seconda piramide di Giza. Cheope è stato descritto come un sovrano potente e abile, che ha consolidato il potere della sua dinastia e ha portato l'Egitto a una posizione di grande prosperità. Tra i numerosi aneddoti e curiosità su Cheope, si dice che fosse molto attento alla sua immortalità e alla sua reputazione dopo la morte. Per questo motivo, ha investito ingenti risorse nella costruzione della Grande Piramide, che doveva servire come sua tomba e come monumento che lo avrebbe reso immortale agli occhi degli uomini. Inoltre, si dice che Cheope fosse molto geloso del suo potere e abbia perseguitato chiunque osasse sfidarlo o minare la sua autorità. Alcuni storici suggeriscono che sia stato un sovrano molto autoritario, che ha utilizzato metodi duri per mantenere il controllo sulla sua popolazione. Nonostante la sua reputazione di sovrano potente e autoritario, alcune fonti suggeriscono che Cheope fosse anche un sovrano giusto e interessato al benessere del suo popolo. Si dice che abbia promosso la costruzione di infrastrutture e opere pubbliche per migliorare la vita dei suoi sudditi, dimostrando così una certa preoccupazione per il benessere della sua popolazione. In definitiva, la figura di Cheope è una delle più importanti della storia egizia antica, e la sua grande piramide rimane uno dei monumenti più impressionanti e misteriosi mai costruiti. La sua vita e il suo regno continuano ad essere oggetto di studio e discussione da parte degli storici e degli archeologi di tutto il mondo.